Angelo Emili, ricercatore presso questo dipartimento. Io sono un investigatore di questo dipartimento. Il mio tema di ricerca è la dislessia. Io voglio investigare la dislessia. E l'uso di strumenti compensativi, quindi tecnologie, per aiutare gli studenti con la dislessia. E l'uso di strumenti che possono aiutare a quei studenti che padecono di dislessia. Quindi tutte le misure e gli strumenti che garantiscono la partecipazione agli studenti. Entonces, todas aquellas medidas y todas aquellas herramientas que le garantizan la participación y la inclusión a los estudiantes. Abbiamo dal 2012 una categoria, possiamo chiamarla così, una categoria chiamata BES, bisogni educativi speciali. Una macro categoria. Desde hace 2012 existe en la ley italiana una macro categoría que se llama BES y que serían las necesidades educativas especiales, NEE. All'interno di questa macro categoria abbiamo tre tipologie di studenti in difficoltà, di persone con difficoltà. Allora, la prima sottocategoria è la discapacidad, la disabilità, ed è certificata, tutelata dalla legge 104 del 1992. È una legge solo per persone con disabilità. Vale, dentro di questa categoria entran tres tipologías de estudiantes diferentes. Los primeros son aquellos estudiantes que padecen de alguna forma de discapacidad y los estudiantes con discapacidad se ven protegidos por una ley que fue aprobada en 1992, que es la ley número 104, que solo se aplica en los casos de estudiantes que padecen una discapacidad. La segunda sono i disturbi specifici di apprendimento, appunto dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. La seconda categoria sono i trastorni dell'apprendizzaggio, come la dislessia e i trastorni relazionati con la falta di capacità di scrittura e discalculia. In Italia questa non è una disabilità, ma è un disturbo. In Italia non si considera una disabilità, sino solo un trastorno, questa categoria. Una caratteristica diversa di apprendimento. Ossia, significa che gli studenti apprendono in maniera differente. Ecco perché abbiamo una legge solo per persone, studenti con DSA, che è la legge 170 del 2010. E nel 2010 fu approvata la legge numero 170, che si applica solo a quegli studenti che si vedono affettati per questi trastorni. La terza categoria è questa, disturbi evolutivi, si può leggere, disturbi evolutivi specifici. Provo a leggere in spagnolo. Disturbos evolutivos específicos y alumnos con dificultad socioeconómica, cultural y lingüística. Questa categoria non necessita di una diagnosi. Non ci vuole una diagnosi. Entonces, los estudiantes que se ven afectados por trastornos evolutivos específicos y que cuentan con dificultades socioeconómicas, culturales y lingüísticas no necesitan de un diagnóstico y tampoco forman parte de una categoría. Facciamo un esempio. Se uno studente, ad esempio, si rompe un braccio, una gamba, passa un periodo in ospedale, ha diritto anche lui
ha un piano didattico personalizzato, ha diritto a un percorso personalizzato per dargli modo di rientrare nel percorso scolastico. Devo essere un esempio. Si un studiante se rompe un brazo o passa un brazo ospitalizzato, él tiene el derecho a contar con un plan de formación adecuado que le permita volver a ingresar al colegio sin perder nada. Per tutti gli studenti che hanno difficoltà, che hanno un periodo di difficoltà specifica, è possibile personalizzare la didattica e quindi dare loro modo di partecipare e mettersi al pari dei compagni. En resumidas cuentas, para todos aquellos estudiantes que se ven afectados por alguna razón o que pasan a través de un periodo de dificultades, es posible pensar en un plan de formación personalizado que le permita volver y le permita entrar y formar parte otra vez de la formación. ¿Cuáles son gli aiuti che dalla scuola fino all'università possiamo dare agli studenti con DSA? Quali sono le aiuti che possiamo offrire agli studenti, tanto nel collegio come nell'università? Gli strumenti compensativi, le herramientas di compensación, che sostituiscono, facilitano l'attività, ma senza facilitare da un punto di vista cognitivo, insomma questo qui, se vuoi leggere per parte. Facilita l'attività dello studente, però non le facilita l'obiettivo del enfoque cognitivo. Poi le misure dispensative che possiamo mettere in atto per gli studenti sono queste: possibilità di distribuire, dividere un esame in prove parziali, in più prove. Otras medidas que se pueden utilizar para los estudiantes son, por ejemplo, que pueden contar con la posibilidad de dividir, de partir un examen en varias pruebas, en lugar de hacer todo un examen en el conjunto. Poi la possibilità di privilegiare gli esami orali e il cambio escritos, l'abbiamo già detto prima. La revisione quantitativa, ma non qualitativa, dell'esame, o dare il 30% di tempo in più. Entonces, a los estudiantes con dislexia se le puede ofrecer hacer exámenes orales en lugar de exámenes escritos, o se puede reducir a nivel de cantidad de examen, pero sin reducir la calidad del mismo. O se le puede ofrecer un 30% de tiempo más que los otros estudiantes. Quasi la totalità, quasi tutti gli atenei italiani hanno istituito un servizio di ateneo per studenti con dislessia, DSA. Casi todas las universidades italianas cuentan con un servicio que fue desarrollado para los estudiantes que padecen dislexia.